con il numero 13 Francesco Belloni, con il numero 55 Zampolli, col 16 Caversazio, che controlla proprio in questo momento la prima palla 2, con il numero 8 11 Pilotti e col numero 8 il centro Michele Squeo. Pick and roll tra Caversazio e Squeo, buona difesa di Pullazzi, palla Zampolli che si alza da 3, corta la sua conclusione, riparte subito la Comarc. Lo sbasso di Pullazzi che poi fronteggia e sbaglia il tiro piazzato dal mezzangolo. Consegnato di Pilotti per Caversazio. Si cerca l'opzione di Squeo vicino a canestro, uno contro uno con Chiarello, non arrivano gli aiuti della difesa giallonera e Squeo realizza con la mano sinistra. Primo canestro per la Vivigas. Blocco di Panni per Pullazzi, pick and roll tra Panni e Chiarello, con Panni che si alza subito da 3 punti e va a bersaglio. Alessandro Panni, miglior realizzatore bergamasco in questo inizio di stagione. Zampolli ha accoppiato con Pullazzi. Bel canestro del numero 55 della Vivigas, sfrutta il mismatch. Scanzi ora a ricevere, passaggio per Bloise, in uscita dal blocco di Pullazzi, piedi per terra ma tiro sbagliato da parte di Bloise. Partono i bianco-blu, ospiti. Loni, Pilotti che si alza senza timore da 3, con fiducia Andrea Pilotti, visto l'anno scorso quel di Udine. E uno dei punti di forza della Vivigas quest'anno, insieme a lui Zampolli, esperienza friulana per entrambi i giocatori l'anno scorso, mentre segnalata l'infrazione di palleggio accompagnato a Bloise, impegnato in una delle sue caratteristiche zingarate in mezzo all'area. Pilotti per Zampolli, uscita dai blocchi per Belloni, si va invece a esplorare il post basso di Caversazio contro Panni, centimetri a vantaggio del numero 16 bianco-blu, che però sbaglia, prende il rimbalzo Squeo che serve ancora a Caversazio, canestro più fallo per Edoardo Caversazio. Sbaglia il tiro libero giocatore ospite, palla ora a Panni, lavorare con il pick and roll di Pullazzi, Pilotti su Panni, Panni lo attacca, si alza da 3, corto il suo tiro, si lotta a rimbalzo ma ne esce ancora palla in mano la formazione di coach Crotti. Pick and roll tra Belloni e Squeo, ribaltamento per Zampolli, altro tiro da 3, sbaglia Zampolli ma presenza dominante di Squeo a rimbalzo e decimo punto per la Vivigas, che partita spromba tutto in questi primi 3 minuti e mezzo di gioco. Pullazzi da 3, palla che danza sul ferro e poi bravo Scanzi far valere suo fisico a rimbalzo, trovare 2 punti importanti. Pick and roll ancora tra Belloni e Squeo, con Bloise che passa dietro al blocco, Belloni tira, sbaglia la conclusione e poi sul rimbalzo la palla è giallo-nera.
riparte Bloise, uscita per Panni, blocco di Chiarello per Pullazzi. Chiarello blocca ancora per Scanzia, gomito uno contro uno con Zampolli, si cerca ancora Chiarello che rifiuta il tiro dal mezzangolo per servire il pallone a Pullazzi, che poi si alza e realizza. Settimo punto Comarc. Zampolli ora attacca deciso il ferro e subisce fallo. Fallo di Scanzi. Belloni a ribaltare subito il lato, buona la circolazione di palla dell'alto Sebino sulla chiamata difensiva. Comarc, rimbalzo di Chiarello, riparte Bloise, Pullazzi un po' sbasso, accoppiato a Pilotti, bel ribaltamento per Panni, si cercherà Chiarello marcato da Belloni e fallo del numero 13 Sebino. Primo fallo personale per Francesco Belloni, rimesso da fondo Comarc. 5-0-7 al termine del primo quarto. Panni, Chiarello accoppiato a Squeo. 5 secondi a 3-24, terzo tempo di Chiarello verso il centro, tiro corto, riparte la Vivigas. Zampolli subito a puntare Scanzi dietro schiena e poi bellissimo assist per Squeo che sbaglia da un centimetro. Riparte la Comarc. Panni a puntare il centro nel suo classico tiro in secondo tempo. Bel canestro di Alessandro Panni. Canestro che vale il meno uno. Pilotti consegnato per Caversazio e fallo in attacco fischiato a Andrea Pilotti contro un aggressivo Giacomo Bloise. Cambio intanto nella Comarca con Planezio che rileva Chiarello, sarà quindi Pullazzi ora a giocare da numero 5. Panni ancora a cercare vantaggi dentro l'area, realizza due punti in arresto e tiro Alessandro Panni. Settimo punto per lui, mentre molto bello il movimento di Pilotti che si muove sul piede perno e riporta in vantaggio Alto Sebino. Scanzi cerca lo scarico per un esterno ma la palla viene sporcata, piede messo fuori dal campo, parte la difesa ospite, rimessa giallo-nera, un altri 24 secondi. Scanzi che se ne occupa, palla Planezio per Bloise, serie di blocchi, Scanzi in uscita, si preferisce l'opzione Panni che con un altro palleggio arresto e tiro, lotta rimbalzo, due rimbalzi di fila conquistati e poi assist per Planezio, canestro di Marco Planezio ma grandissima energia di Alessandro Panni. Prende due rimbalzi offensivi consecutivi. Zampolli intanto si alza da tre, sbaglia la conclusione. Bloise in transizione, attacca Pilotti e trova il canestro. 15-12 Comarc,
e 10-2 di parziale negli ultimi 5 minuti. Fallo intanto sul movimento di Caversaz da parte di Panni. No, fallo è segnalato a Pullazzi. È proprio Alessandro Panni a lasciare il campo per far posto a Tommaso Milani. Realizza intanto il primo libero Caversazio. Assegna anche il secondo. Due la chiamata dell'attacco giallo-nero, un segnato di Planezio Pescanzi, doppia uscita. Bella Scanzi che si alza da tre, sbaglia la conclusione. Pilotti che attacca Planezio, ottimo l'aiuto di Pullazzi, poi la palla carambola e sfortunata in questo caso la difesa dei padroni di casa. Planezio è costretto a spendere il suo primo personale. E due tiri liberi per Squeo. Quinto punto per il lungo Sebino. Il sesto punto che vuole più uno per la Vivigas. Entrato in campo intanto Baldini per la formazione di Alessandro Crotti. Pullazzi intanto che punta senza mezze misure. Chelesqueo fa valere la sua maggiore dinamicità. E mentre Pullazzi si asciuga le mani, diamo un'occhiata a quello che succede dagli altri campi, sugli altri campi. Mortara in vantaggio 18-11 su Lecco, San Giorgio avanti 18-9 su Varese, perfetta parità a quota 18 tra Padova e Udine, Pavia 13 e Firenze a quota 10. Desiorzi Nuovi, la formazione di casa, avanti 29-22 alla fine del primo quarto. Crema avanti 15-11 invece sull'Urania Milano. Fallito intanto il primo tentativo di Pullazzi, lungo anche il secondo. 0 su dalla lunetta per numero 21 giallo-nero. Zampoli a lavorare sul pick and roll di Squeo, e c'è Rascanzi accoppiato. Ora Squeo, arriva l'aiuto, bel taglio dietro, bel taglio backdoor di Caversazio che punisce l'aiuto sul post basso. Si cerca intanto Pullazzi contro Caversazio e i due punti questa volta sono del numero 21 giallo-nero. Sesto punto per un positivo Re Pullazzi. Si alza intanto Alessandro Romano, entrato al posto di Pilotti da poco, e subito canestro per lui da tre.
Milano intanto sbaglia in uscita dai blocchi, fallo di Planezio. Fallo che oltre a essere il secondo personale costerà due tiri liberi a Bergamo. Il bonus già raggiunto. Realizza Squio il primo libero. Tre su tre per lui finora. Gliel'abbiamo gufata, non ci voglia. Buon Michele. Libero sbagliato e questa volta il fallo a rimbalzo è del Vivigas. Non c'è bonus però. A 28 secondi alla fine si riparte con la rimessa da fondo. Milani. A impostare l'azione di Bergamo. Con la Bloise. Milani in uscita dai blocchi. Piccherò allora con Pullazzi, cambio difensivo, accettato la difesa della Vivigas, con Milani che si alza da terra e sul rimbalzo è Romano colto in fallo. Primo personale per il numero 5 della Vivigas e due tiri liberi per Pullazzi. Proprio Romano a lasciare il posto a Silvio Stanzani che fa il suo primo ingresso in campo. Settimo punto per Pullazzi, che con questo 2 su 2 fa quota 8, 4 secondi al termine. Zampolli si alza da 3 punti, lunga la sua conclusione, rimbalzo di Planezio che non va lontanissimo dal trovare canestro a tutto campo.